Amen. Gloria a Dio. Il Signore vi benedica, carissimi. Siamo qua nelle strade di Genova, in questo quartiere malfamato. Fratelli e sorelle, pregate in questo quartiere malfamato. Dove siamo, fratello? Siamo a Genova Prairie, Petri. Noi conosciamo qualcuno complicato, dove c'è una grande presenza araba, ma dove il peccato domina. Ma noi veniamo con la parola della croce a distruggere. Amen, alleluia, il male del diavolo, senza paura. Amen. Pregate per noi. Siamo qua una squadra, fratelli, fratello Rosario, fratello Andrea, nel nome di Gesù. Amen. Amen, fratello Rosario, alleluia. Amen, diamo gloria al Signore. Ci aiuti in questo giorno il Signore, abbiamo bisogno di Lui. Possa arrivare nel cuore di tante persone. Amen, amen. Gloria a Dio. Amen. Ci fortifichi dall'alto, pace a tutti. Alleluia, alleluia. Gloria. Il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Ha mandato. Siamo in questo quartiere, fratelli. Alleluia, per salvarci. Alleluia. Per perdonarci. Oh, ricordati che Gesù Cristo è veramente il Messia, l'unto di Dio. Lui è il Salvatore del mondo, il Figlio di Dio, che è venuto dal cielo. Alleluia! Ed è venuto per salvare il mondo dalle tenebre, dall'oscurità, dalla confusione. Gesù Cristo, dice la Bibbia, è venuto a liberare i prigionieri che erano schiavi del peccato. Ci sono persone che sono schiave del peccato, sono schiave nell'anima, sono schiavi dei cattivi pensieri, sono schiavi della confusione, ma Gesù Cristo ti può guarire, ti può perdonare. Perché Lui è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Solo Lui è il nome. Ascolta, città di Genova, e voi che siete qui, italiani, stranieri, non importa la razza, non importa il colore della pelle, quello che importa è che tu hai un'anima, soul, alleluia, che ha bisogno della salvezza. Your soul needs the salvation, and the salvation is Jesus. Hallelujah! The Messiah, the King of Kings, the Lord of Lords. Hallelujah! His holy name. Hallelujah! Tu hai bisogno della salvezza. Non importa la tua età, non importa il colore della tua pelle, non importa se sei ricco o povero. Non importa se sei cattolico, buddista o musulmano, tu hai bisogno della salvezza. Tu hai bisogno della luce di Dio nel cuore. Tu hai bisogno di conoscere la verità, come dice la Bibbia. Ecco, alleluia, perché noi stiamo predicando il Vangelo, perché solo il Vangelo è la guarigione, è la salvezza, è la speranza. Cercate e troverete, cercate, leggete la Bibbia, leggete il Vangelo, cercate la verità, conoscerete la verità vi farà liberi. Oh, gloria! E la verità si chiama Cristo il Signore. La verità non è una religione, la verità non è una religione, la verità non è una chiesa, una moschea, la verità è Gesù Cristo, il Messia che è venuto dal cielo, colui che morì per noi alla croce, colui che ritornerà a giudicare i vivi e i morti. Credi in Lui, credi in Lui, non essere ribelle. Gesù ti vuole illuminare, Gesù ti vuole perdonare, alleluia, ti vuole salvare.
sincera. Questa vita. Believe in God, my friend. Alleluia, Gesù. Sì, non dagli retta. Alleluia. Dopo la morte c'è il cielo o c'è l'inferno. Dove andrà la tua anima? Se vuoi andare in cielo, devi credere in Gesù Cristo. Questo quartiere malfamato, fratelli, anche dopo che iniziava una diretta si erano manifestati dei demoni. Ma Gesù è con noi. Fratello Rosario dalla Sicilia, gloria a Dio. Alleluia. Alleluia. Gesù ti vuole guarire. Dio, ascoltate un attimo, cari che siete qui. Dio non vuole che perdi la tua vita nel peccato. Il Signore non vuole che ti perdi nel peccato. Il peccato vuol dire fare il male, disubbidire, non credere in Dio, vivere nei vizi, ubriacarsi, fumare, drogarsi, prostituirsi, peccare, fare il male. Dio non vuole che tu pecchi. Allora, Jesus is the way, the true and the life. Alleluia. Only with Jesus you can have life. Parlare italiano. Solo con Gesù puoi avere la vita. Vedi che hai detto che prima non capivi l'italiano. Hai mentito, quello lei è un peccato. Lei parlare di forte, guarda, forte. Ascolta. Parlare piano piano. Mentire è un peccato. Non puoi mentire. Dobbiamo dire la verità. Peccato e Gesù ti vuole. La verità è la vita. Alleluia. Credete in Gesù Cristo. Dove siamo, fratello? Siamo a Genova per la gloria. Morto e risorto. Siamo qua a Genova a proclamare Cristo, alleluia. Mezzo agli arabi. Per la grazia del Signore pregate per noi. Che siamo qui in questa città e continueremo con l'aiuto del Signore a predicare il Vangelo in mezzo a questa Babilonia, che Gesù è l'unica salvezza. Credete nel Signore, credete in Cristo Gesù il Salvatore, le Sauveur, Gesù Cristo le Sauveur. Alleluia, c'est le Seigneur, c'est le roi des rois, Jésus Christ est la lumière. Alleluia, gloria al Signore. Pregate che Dio ci dia più forza, fratelli, per la gloria di Dio. Credete nel Messia. Gesù Cristo è tanto grande, non c'è nessun altro come Lui. Egli è Dio dell'impossibile, ogni cosa Gli può fare. Perché Cristo è con una fresca forza dal cielo per proclamare il Vangelo. Sì. Siamo innamorati di Gesù, figlioli di Dio. Siete innamorati di se credete nel Vangelo, bisogna pentirsi e non peccare. Degli un volantino, fratello, degli un volantino, ce l'hai. Popolo di Genova, benedetto il nome del Signore. Grande è il nome del Signore. Santo è il nome di Gesù Cristo. Ma guai, guai ai bestemmiatori. Guai ai ribelli, guai agli abitanti della terra, dice la Bibbia, perché il giudizio dell'Onnipotente scenderà, dove ti nasconderai? Nel grande giorno dell'ira di Dio. Perciò questa mattina vi diciamo, convertitevi. Abbandonate il peccato, abbandonate la vita ribelle, abbandonate la malvagità e avvicinatevi a Gesù Cristo, che la via, la verità e la vita. Perché Gesù è vivente. Amen. Amen. Cristo è reale. Il Signore è reale. È potente. Egli ancora oggi può fare miracoli,
perché Gesù vive. Gesù non è una statua. Non pregare più una statua. Non pregare più una Madonna di legno che non ti può aiutare. È una città veramente ostile, una città che rigetta la verità, una città che è veramente immersa nel peccato, a malincuore devo dire. Ma noi dobbiamo fare quello che il Signore ci chiede. Amen, alleluia. Predicare il Vangelo. Parlare la verità in ogni luogo, anche nei più ostili. Amen. Perché se la parola non sarà predicata, come faranno a credere? È vero. Oggi tanti credenti, fratello, sono tiepidi. Tanti dicono di essere evangelisti. Dove sono gli evangelisti? Il Signore Gesù ha parlato chiaramente, ha detto che chi non lo riconoscerà davanti agli uomini, anche lui non lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. E chi invece lo riconoscerà davanti agli uomini, anche il Signore Gesù lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Perciò non vi illudete, perché Amen. Matteo dice, non chiunque dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli. E la volontà del Padre mio è quello di riconoscerlo davanti agli uomini. Amen. Alleluia, che Dio vi benedica e che questo video possa essere di sprono. Alleluia! Fuori dalle case. Gloria! Nel nome di Gesù. Amen. Là ci sono altri fratelli, Rosario e Andrea, aiutare. Gloria a Dio. Ti può benedire, Cristian. Ti può aiutare, Stefano, ti può soccorrere nel tuo bisogno. Io non so qual è il tuo bisogno, forse una malattia, una sofferenza, forse sei schiavo di qualche peccato, di qualche vizio, di qualche cosa che ti tiene schiavo e non riesci a liberarti. Ma ti vogliamo dire questa mattina, Gesù Cristo ti può liberare. Alleluia! Gesù Cristo ti può liberare! Ti può liberare dalla droga, ti può liberare dall'alcol, ti può liberare dall'omosessualità. Gesù Cristo ti può liberare dalla vita della perdizione. Finitela di peccare che è meglio, finitela di peccare che è meglio. Alleluia! Ma io continuerò a predicare questo evangelo. Alleluia, a Dio la gloria. Perché Cristo ritorna. Alleluia, perché Cristo è la verità. Non lo rifiutare. Hai visto, fratello, come si manifesta i demoni? Essendo cose che non vogliono sentire. Sono frustrate. Sgrida le potestà, le tenebre. Distruggi, signori demoni. Lega, 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 lega. Abbatti le tenebre. Distruggi gli altari di Satana. Lega, lega. Ma lui anche, colui che giudicherà la terra. Lui giudicherà il mondo. Perciò distruggi, non le perdere tenebre. La tua anima. Credi, distruggi, papà. Dai, lui è la speranza. Sgridi, lui demoni. È la verità. Sgrida, sgrida. Lui è il benefattore delle nostre anime. È bricata Marakai. Sgrida, sgrida, padre. Signore, rivestaci di te, potenziaci. Rivestaci. Carissimi, perirete un giorno se non vi ravvedete. Se muori vai all'inferno. Se non credi nel Messia, la tua fine è tragica. Io te lo devo dire, perché il Signore ti vuole illuminare. Alleluia. Sentitevi. Alleluia. Ma non i coglioni. Se io muoio, abbassami il culo. Se io muoio, vado con Gesù. Ma se tu muori, dove vai? Questo è il problema. È un grande problema. I soldi non ti salvano. Il lavoro non ti salva. La tua religione cattolica non ti salva. Neanche la religione musulmana.
neanche lo yoga, neanche il buddismo, vero fratelli? Amen. Ma solo Gesù ti può salvare. È vero, è vero. Non indurire il tuo cuore. Nessun altro via la salvezza, alleluia. Questo è un messaggio di speranza. Credete, carissimi, non salvatevi. Non chiudere il tuo cuore. Ci sarà un giudizio. Non chiudete il vostro cuore a Gesù Cristo. Maurizio Salvini. Alleluia! Gesù Cristo è il Messia. Pentiti, carissimo, perirai un giorno. Gesù Cristo è il Salvatore. Non indurite il vostro cuore. Chi indurisce il cuore farà una brutta fine. Quelli che fanno il peccato faranno una brutta fine. Dio non vuole che fai una brutta fine. Il Signore non vuole che fai. Gesù ti vuole. Dai. Sgrida quel demone, padre. Libera, libera, libera. Libera, libera. Sì, ma dai. Dio ha mandato Gesù per salvare noi. Per salvare i peccatori. Un giorno vi troverete faccia a faccia con Dio. Tutte le risate che state facendo adesso. Vedremo. Un giorno piangerete. Piangerete, carissimi. Che là sarà il pianto e lo stridore dei denti. Alleluia! Gloria! Quando vedrete Abramo e Isacco e Giacobbe. Alleluia! Nel regno di Dio e voi cacciati fuori. Amen, amen. El Gibor. Ti vuole salvare. Ok, grazie. Sarà così grande, Signore. Sì, sì, grazie. Dio grazie, ti grazie ragazzi. Invocalo. Grazie ragazzi. Amen. Per la gloria di Dio, fratelli, al di là della ribellione di tanti, al di là dell'opposizione delle tenebre, ci sono sempre dei cuori sensibili che ascoltano la parola del Signore e ricevono la parola. E la Bibbia dice che c'è grande gioia per un'anima, una, alleluia, che si ravvede. Amen. Perciò il nostro lavoro qui, il lavoro di Dio, non è invano. Un'anima basta che c'è gioia in cielo. Alleluia. Credete nel Signore. Cristo te quiere salvare, hombre. Confía en el Señor, entrégale su vida a Cristo. Cristo es el Salvador del mundo. Cristo es el Salvatore del mundo. Credete. Hai sentito il silenzio dopo? Hai visto? Amen. Dopo quel versetto lì. Amen, amen. Vuoi predicare con questo? Anche con la bocca. Parlo. Che Gesù Cristo, carissimi, è l'unica salvezza. Guida, guida, padre. Cari di Genova, Gesù Cristo è l'unica salvezza. È stato stabilito da Dio, amen, come mezzo di espiazione per i nostri peccati. Agarratene, Gesù. Amen. Solo Gesù è la salvezza. Attraverso quel sangue, amen, santo, santo perché non aveva mai. Fratelli, abbiamo bisogno delle vostre preghiere, dovete intercedere, gloria a Dio. Siamo in questo quartiere che si ribellano molto, pregate, intercedete là in ginocchio, pregate per noi, per fratello Stefano, per me, per gli altri fratelli che sono qua con noi. Ci sono molte che stanno ribellando, pregate che Gesù scacci i demoni in questi luoghi, libera, salva, trasforma e guarisce. Nel glorioso nome di Gesù. Non state solo ad ascoltare il video, fratelli, pregate nel nome di Gesù Cristo, pregate, innalzate preghiere per noi. E la Bassuria, El Gibor. Quando tornerà il Signore, come vi troverà? Vivi o morti? Come vi troverà? Vivi o morti? Stiamo parlando spiritualmente. Sarete dei morti o sarete vivi? O avrete la vita del Signore con voi. Amen. Amen. Cercate il Signore finché è vicino. Invocatelo.
perché un giorno non sarà più possibile, Carlo. Un giorno non sarà più possibile, perché il profeta Isaia diceva: cercate il Signore finché è vicino, finché si fa trovare, perché un giorno non si potrà più trovare. Amen. Amen. Alleluia. E adesso che dobbiamo cercare il Signore, siamo nella grazia, alleluia, nella grazia. Busca massa di piantate. Nella grazia del Signore, che sta chiamando più peccatori possibili, per quelli che ascolteranno, logicamente, per quelli che vogliono udire la parola. Della croce, diglielo delle gambe. Bisogna pentirsi dei propri peccati, perché nessun peccatore entrerà nel regno di Dio. Amen. E questa mattina questa parola qua può avere due effetti: o una parola di benedizione o una parola di condanna, perché adesso voi state sentendo che se morite nei vostri peccati andate all'inferno. La scrittura dice questo, la gente. L'Apocalisse dice che ma quanto agli adietti. È usato anche lui, fratello, santo, santo. Ha usato tanto lui. Solo che deve alzare un po' la voce. Dio lo guiderà, comunque. Alleluia. Questo è un quartiere malfamato. Tanto, fratello, questo è più peggio di Napoli. Qua ci sono stregoni, macumbe. Diamoli. Anni fa predicavamo tanto qui. Sì. Ma i demoni stanno fuggendo, eh. Alia! Ma c'è un'eternità da passare. C'è un'eternità. Alleluia! Avvicinatevi al Vangelo! Avvicinatevi! Ho vissuto 20 anni. Oh, gloria a Dio, predica, fratello, predica. Ma per la gloria di Dio sono stato liberato. Guardate qua quanti ascoltano. Prima ero un servo del male, servivo le strade buie. Adesso sono un servo del Signore. Alleluia. Che senza paura vado ovunque a parlare della sua grazia. Perché Gesù vi ama. Gesù vi ama, vi vuole salvare. Ma tuttavia dovete accostarvi a Lui. Dovete accostarvi a Gesù se volete vivere. È vero. La scrittura dice che chi ha il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio non ha la vita. Amen. Chi crede al figlio ha la vita. Chi si rifiuta di credere al figlio, l'ira di Dio incombe su di lui. È così. Carissimi, questa testimonianza che stiamo portando è esortativa. Avvicinatevi al Signore. Perché solo in Cristo Gesù c'è la vita, Signore. Solo in Gesù Cristo, non nei preti, nella Chiesa. Non fra i preti. Non i preti, non la Chiesa, in nessun modo, solo Gesù Cristo. Morto e risorto il terzo giorno alla gloria di Dio Padre. Amen. Amen. Sono tempi bui, ma Gesù è la luce. Alleluia. Gesù è la luce, Cristo. Cercatela questa luce. Perché comunque pensi che quel ragazzo. Amen. Gloria a Dio. Carissimo, cercate il Signore. C'è un'anima da salvare. Non finisce tutto con la morte del figlio. Non fatevi ingannare dal diavolo. Il diavolo ti dice: vai, ubriacati, vai con le donne. Io mi ubriacavo. Ma no, aspetta, tu non ci stavi qua. Alleluia. Credete nel Signore Gesù Cristo. Amen. Abbiate fede nel Re dei Re. Gloria al Padre. Avvicinatevi alla parola del Signore. E a te sembra di ragionare. Sei ragionato. Tutti avete bisogno di Gesù. Amen. Perché questo mondo è sotto il potere del diavolo. La scrittura dice questo. Se vi raccontano dell'alcol, non è la vita. No, finalmente se lo conosci. Il mondo è sotto il potere del maligno. Che il Signore lo sbrighi. Amen. Volete continuare a peccare? Il Signore dice: non c'è problema. Sapete dove andare? Se morivo 4 anni fa, a
andavo all'inferno direttamente, ma Dio ha avuto misericordia. Amen, alleluia. Credete in Gesù, l'unica salvezza. Vai fuori. Credete nel Re dei Re, l'unica speranza. Parla della mia verità, che solo in Cristo c'è la salvezza di nessun altro. E che senza Cristo purtroppo ci sarà una fine ostile, tremenda. Qualcuno possa dire di questa parola. Alleluia. Nessun'altra religione, né Buddha, né Maometto, né Krishna, né l'induismo, né la cultura, non c'è niente che salva l'anima. Va bene? Cari, ascoltate, non c'è niente che salva l'anima. Alleluia. Nessuna filosofia, nulla. Solo Cristo Gesù, Amen. Morto su quella croce, risorto nel corso, perché in quel sepolto la tomba era morta, perché lui è risorto. Alleluia. Lui ha sconfitto la morte. La morte si crede nell'Evangelio. Impugno, lo pierde in sua alma, varone. Non te pierda nel mondo, nel peccato. Todo è un inganno del diavolo. Todo è pasajero. E così hay que buscar la verità. Hay que buscar al Signore. Ha usato misericordia. Credete al Vangelo di Gesù Cristo. Amen. Alleluia. Alleluia. Amen. Carissimi, siamo, come si dice, nelle viscere di questa Genova, questa città ribelle, questa città dove c'è tanta confusione spirituale, c'è tanta ribellione, dove il peccato purtroppo abbonda, ma noi siamo chiamati a fare quest'opera. Di portare alla conoscenza della verità per distruggere le opere del diavolo, perché nel Vangelo, nella prima Giovanni, c'è scritto: per questo è stato manifestato il figliuolo di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Amen, alleluia. Amen, alleluia. Gloria al Signore Gesù Cristo, il figlio del Padre celeste. Vuole aiutare l'unica speranza. C'è la ragazza.